Già è fatta, porco cane. Mi devi dare il modulo, se tu mi scrivi i giocatori senza modulo io... Che cazzo mi invento? Poi l'ho intuito era 4-4-2 però... Ha deciso di farmi impazzire quindi. Precisamente lo scherzerà che dice hai ricevuto un invito Apex Legend Squidstar? Va a morire ammazzato, ma che è? Allora, a sinistra Alba. E a destra Sergio Berzini praticamente. Destra Sergi Roberto mi ha scritto. Difesa sposta tra due indietro. Ti metto in aria. A parte loro, guarda dove c'è venuto il terminale offensivo. All'inizio della lunetta dell'area variata. Vabbè, passa la panchina. Vedo un TD Vidal. Arthur De Jong, Griezmann, Dembélé. Vediamo che succede. Borussia che ha molta densità centrale dove? Davanti, dietro, dietro, ok. Vorrei stare 5 secondi, non dico tanto. Vabbè dai, pure 10. 10 secondi nella capoccia tua adesso. Rakitic, ti metto Rakitic, punizioni lunghe, c'ha 95. Io ho fatto 1-1 fuori casa. Praticamente una partita veramente di rara bruttezza, proprio brutta. Mi hanno segnato su punizione. Praticamente è finita un tiro a un tiro, 1-1. Vabbè, dai, ci siamo su. Tottenham è uscito in maniera pazzesca. Ha fatto 1-1 all'andata fuori casa. Andava 2-0 vantaggio in casa al ritorno. Sì, questi sono gli ottavi. È andato a vantaggio 2-0 dopo che aveva fatto 1-0 col Montpellier in casa. Finito il primo tempo, quindi è fatta. Già stavo a pensare, oh, stasera può giocare. Praticamente inizia il secondo tempo, Tottenham spegne la luce proprio. Mezz'ora, 25 minuti, mezz'ora ha preso due gol, ha rischiato di perdere almeno altri due e ha fatto 2-2. Poi negli ultimi minuti Luca ha messo tutti in avanti, ci ha
c'ho avuto un paio di occasioni, una è abbastanza nitida per far 3-2, però no, non c'è riuscito, è uscito così, con due pareggi. Vabbè, comunque, andiamo. Pazzesco, cioè stavo senza parole. Una piccola Istanbul. Aspetta le cuffie. Sai perché mi servono? Perché devo sentire bene se l'audio che ho scaricato è buono o no. Se ci sono alcune canzoni fake. Si sentono male anche se scarico il centro una foto di trappa. E in pratica ha fatto un po' come ha fatto te, solo che te fortunatamente il gol l'hai piato a 2 minuti dalla fine, lui l'ha piato all'inizio secondo tempo, 2-1. Più che altro, sai, mi sembra sta canzone, la canzone del ventennio fascista. Ma pure Tottenham nel primo tempo pazzesco, cioè Kane ha fatto un gol di testa bellissimo, ha fatto una mezza rovesciata praticamente quasi dalla linea di fondo, da posizione impossibile, mezza rovesciata al volo. E il portiere la parata, cioè sembrava proprio una partita a un pugno, controllo totale. Poi all'intervallo chissà che è successo, nel secondo tempo hanno spentato lui. Il nostro Barcellona invece si conferma dei progressi. Dopo un'andata bruttina, ritorno accettabile. La partita si è messa bene con il gol di Dembélé dopo 2 minuti. Tutto da prima, Suarez, tiro, somma, blocca. Dormi Alessandro. Qua praticamente è come se a mezzogiorno invece. Già è tanto. Già che c'è sta quella I, è tanto. Tutto buono. È tutto buono. Borussia Mon che è un Gladbach in vantaggio all'undicesimo, incredibile. Sembrava fuori gioco. Leao. Ha fatto un passaggio. Passaggio perfetto. Sul filo del fuorigioco. E questo è pure un gol preso in casa. Ah, io vabbè. Qua c'è più, non perdona, porco, fanno mezza azione. Di default il Barcellona gioca con, mi pare, con 4-3-3,
4-4-2 a rombo stretto. Quindi vertice alto, vertice basso e due mezzali. Mi sembra di ricordare. Brutta marcatura di Piquet, bruttissima. Chi è Piquet, capiamo? Veramente brutta. Avvertite le maglie. Terzino sulla fascia, più che Jordi Alba, sì, Sergio Roberto non vince. E si continua a mettere grosso in mezzo. E le marcature dei... vedi, non sono perfette per niente le marcature. Un miracolo del portiere, che è anche l'ex della partita, mi pare. Però sui grossi le marcature sono sballate. In ritardo, lontane. Domani è sabato, si deve vedere la partita la sera. Sabato. Il sabato. No. 39esimo, Barcellona adesso però ha costruito qualcosa dopo aver subito parecchio. Abbiamo 1-0 il Borussia, attenzione, adesso Alba, cross Suarez, la mezza rovesciata, posizione veramente difficile, palla abbondante nel terreno. Inghilterra Italia. Porta chiusa. No, no, da Diego, il mio c'è lì. Stegen va giù e impedisce il 2-0, ma Barcellona veramente irriconoscibile questo primo tempo, veramente male, male, male. Cambia, 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 cambia. Quattro e tre. Butta un po' dei giocatori dall'altra parte del campo, perché così non va bene. Cristian, ti vedo. Mamma, ti metti a fare la mano.
Allora, mettevo Sergi a destra e Jordi a sinistra. Ok. Spostiamo qui, poi ridisegniamo un po' centrocampo e attacco. Fuori Firpo e dentro credo o Dembélé o Griezmann. Arthur dentro a passo di Semedo. Busquets centrale mediano, ok. Raglic, ok, devi praticamente togliere Semedo e mette o Griezmann o Dembélé. Dembélé è il ruolo suo, Griezmann è un po' adattato, però forte lo stesso. Messi la forma su tutti stabili. Eppure io ho notato un'altra cosa, Simo, che i giocatori verdi appicciati spesso fanno delle minchiate, ma magari si allungano il pallone o perdono, magari perché troppo trovano un dribbling. Noi dobbiamo sempre pensare una cosa. Dobbiamo sempre pensare che tutte le cose concepite per questo gioco sono state concepite per giocare col joystick, capisci? Quindi tante cose. Esatto, si allunga la palla, bravo, bravo, ho fatto caso pure io. Mo' sono osservati speciali, sono un paio di giorni, un paio di giorni c'ho gli occhi sopra. Quindi tutte le cose concepite di questo gioco, la forma, il costume, tutto quello che ci gira intorno, è concepito per giocare col joystick, quindi per giocare con l'essere umano, prende il joystick e gioca. Quindi tante cose sono diverse da quello che dovrebbero essere nella modalità nostra. Quindi pure sto fatto di questi appicciati che si allungano la palla, perdono, provano dribbling, perdono la palla banalmente, dovrebbe essere un segnale che comunque non è per forza che uno verde appicciato va meglio di uno stabile. Ma vabbè, io sto di così, voglio controllare un altro po', sono un paio di giorni che sto a controllare sta cosa, però diciamo che sono più confermi che smentite. Almeno un cazzo da 1-1. Boh, sono raghi, ci vedete, è verde, vabbè. Non sta giocando, quindi nel secondo tempo mi ha fatto cazzare, però al primo tempo la minchiata l'ha fatta. Ecco, vedi. Cioè, arriva Kramer e gli toglie la palla, un Rakitic verde appicciato. Così. Dai Lionello, dai, fa qualcosa, ti chiami Messi. Diverso solo il nome, dai un po'. Tutta la squadra di avversari è dentro l'area di rigore, incredibile. Fanno passi. Riesci a tirare.
No, ecco, guarda se il pitch è bello. Vai. Ma dalla quello che si è allargato. È chiaro, se non è preso chiuso in difesa, questi. Allora non glielo toglie, fanno gira, quando difendono tutti in area, 1-0 gli aspettano dalla strada, guarda che sta ritorno, sempre ritorno. Dai, guarda prima, bravo. D'esterno o posto esterno? Più bello che utile. Vabbè, sono 3 anni a vincere in Germania, un po' di gol. Si può fare, perché si può fare, però. Primo tempo ha regalato, il secondo tempo ha giocato male comunque, il secondo tempo, però almeno non ci ha provato, non ha subito. Il tempo ha subito proprio il Barcellona. Allora, no. Lea, Lea, Lea. Niente, allora, e domani farò qualche partita di mattina e qualcuna del primo pomeriggio. Tu ovviamente caglierai quella del primo pomeriggio, se ci stai. Vabbè, si può fare, dai, 1-0, sei sempre Barcellona, se blocchi la partita buona. Sì, dai, ti faccio sapere. Bella Simone, buonanotte. La speranza è ancora aperta, dai. Cioè, allora, se perdi 2-0, fa il culo, guarda qua, ci sono dei vicini. Era 1-0, insomma, siamo ancora qua. Devi imbloccare la partita bene, come lì è il problema. Il fatto che la partita con la Fiorentina, all'andata c'è stata storia, 2-0. E la partita di oggi, poi ritorno così così, la partita di oggi col Porto è inguardabile. Te stai che hanno fatto un paio di interventi proprio tanta roba. Tanta roba. Sei. Vabbè, questi sono i risultati dell'andata. Real Madrid Krasnodar 1-0, Lipsia Juventus 0-1, Napoli Arsenal 0-0, Porto Liverpool 1-1, Barcellona Mönchengladbach 0-1, Bayer Leverkusen Manchester City 2-2, Milan Cagliari 1-0, Montpellier Wolverhampton 1-4. Sì, no, non gli dà retta ai voti, non li guarda proprio. Cioè, se li dà tuo figlio Alessandro, li dà molto meglio. No, sono fatti proprio giusto per mettere un numero a casa, così. Lascia perdere. Vabbè, così dai. Qua lascio la forma. Jacopo così domattina, mette subito la formazione, si gioca a suo ritorno e lui è andato bene, ha vinto 1-0. Ecco l'altra partita buona, bella che mi sono visto oggi, questa, l'andata di questa partita. Vabbè dai Simo, bella, buonanotte, a domani. Jacopo, te lascio qua la forma, vedo che comunque Bonucci, Danilo stanno male, dai, nascosta. Vabbè. Poteva andare peggio. De Ligt, De Miral, forse un po' decentrato, un po' anche problema con i centrali.
Però Bonucci può giocare pure se sta girando, sta giocando. Vabbè, insomma. Dammi la formazione prima possibile, Jacopo, così domattina appena posso, pum, se la spariamo, sta partita.